Dopo la fine del girone d'andata e gli impegni di Champions delle tante squadre italiane coinvolte nella più grande competizione europea, spazio ai recuperi delle sfide dell'ottava giornata di campionato di Serie A1 femminile, che sono state precauzionalmente rinviate nelle scorse settimane. Sabato sera, in diretta su Rai Sport più HD, sfida interessante quella del Palau Bibanca di Cuneo, dove le padroni di casa della Bosca San Bernardo, che stanno cercando di ritrovare prima di tutto la forma e le vittorie con le quali erano partite a inizio campionato, e reduci dal 3-0 subito a Scandicci, con molte gatte tenute a riposo, cercheranno di tornare alla vittoria contro un'altra compagine affamata di punti, la Banca Valsabbina Millennium Brescia, che proverà ad abbandonare subito l'ultimo posto in classifica dopo la sconfitta netta subita da Monza al Pala George. Con 3 punti sulla carta fondamentali per entrambe e con la grande ex della partita, Alice De Gradi, assente purtroppo per il grave infortunio di Cremona. Sempre sabato, alle ore 20:30, altro impegno casalingo per la Bartoccini Forti Infissi Perugia di Davide Mazzanti, ora risalita al penultimo posto ad 8 punti dopo la grande vittoria dello scorso weekend contro Firenze, ed andranno a caccia della seconda gioia consecutiva ospitando al Pala Barton un'altra compagine in difficoltà ferma pari merito a 8 punti in classifica, le farfalle della Unity Work Booster Stizio, alla ricerca della scossa giusta per mettere alle spalle il periodo complicatissimo tra Covid e infortuni, con Gennaro e compagna che non trovano punti dal tiebreak perso con Cuneo. La sfida in programma domenica per completare i recuperi dell'ottavo turno sarà quella del Pala Fenero di Chieri, dove si affronteranno le due squadre che hanno stupito maggiormente in questa prima parte della stagione e forse quelle che hanno dato qualche fastidio in più alle campionesse del mondo dell'Imoco Volley Conigliano, ovvero la Reale Muta Fenera Chieri, sconfitta proprio martedì pomeriggio al Pala Verde, ma riuscendo a strappare un set alle Pantere ed a giocarsela a viso aperto, e la Delta Despar Trentino, che cercherà di tornare alla vittoria dopo le 4 sconfitte subite contro le prime 4 del torneo, per decretare così la vera rivelazione del girone d'andata. Il match tra la Bosca San Bernardo Cuneo e la Banca Valsabbina Millennium Brescia sarà trasmesso su Rai Sport più HD, canale 57-58 del digitale terrestre, sabato a partire dalle ore 20:30, mentre tutte le altre partite saranno trasmesse sabato sera e domenica pomeriggio su LVF TV, la nuova web TV ufficiale di Lega Pallavolo Serie A femminile. Così come verranno trasmesse anche tutte le partite che si disputeranno di Serie A2 femminile, con il girone Est nel quale andrà in scena il big match tra la seconda e la prima in classifica, separate da 2 soli punti, la Mega Box Valle Foglia contro la capolista Cuore di Mamma Cutrofiano. Mentre nel girone Ovest, dopo i tanti rinvii, tornerà a giocare in casa la Green Warrior Sassuolo e proverà a fermare la capolista Acque Sapone Roma Volley Club. Dunque, registrati subito sul sito www.lvftv.com e sfrutta la promozione del Black Friday. Dal 27 al 30 novembre abbonati al pacchetto Total LVF al 50% di sconto per seguire tutte le partite di Serie A1 e tutte le partite di Serie A2 ad un prezzo imperdibile.